Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Con la scorsa puntata abbiamo finito tutti i pezzi che ci servivano. Questa settimana cominciamo a fare le cose concrete e assembliamo i pezzi che abbiamo. Qua le cose cominciano a farsi interessanti e vi serviranno due attrezzi specialistici. Una pistola per la colla a caldo. E materia verde o qualche altro tipo di pasta da modellismo. Adesso vedete il perché. Quando i pezzi si sono sufficientemente asciugati, ho anche deciso di aggiungere qualche dettaglio. In questo caso qualcosa molto semplice. Molto spesso nelle illustrazioni di Warhammer si vedono tubature, cavi che escono da fortificazioni, da edifici, in realtà anche dalle persone, se stiamo parlando del Warhammer 40.000. Quindi questa è una semplice cannuccia da cocktail, ho creato un piccolo tubo che uscisse dal muro e andasse poi a infilarsi nella base. Niente di complicato, mi sono limitato a creare una piccola ansa all'interno di una delle pareti lisce e poi ad appiccicare una cannuccia opportunamente sagomata. Questo aggiunge un po' più di carattere a una parte che fondamentalmente, essendo una parte liscia e piatta, era poco interessante, del tutto priva di dettagli. È qualcosa di puramente accessorio, quindi in realtà la fortificazione avrebbe funzionato benissimo lo stesso. Però mi piace aggiungere questi piccoli tocchi personali, mettiamola così. Se avete intenzione di fare qualcosa del genere, naturalmente misurate bene di modo che l'ansa che fate e la parte interna della cannuccia rimangano sotto il piano della passeggiata e non allo stesso piano che potrebbe poi rendervi impossibile incollare i pezzi. La parte superiore della cannuccia è stata incollata con la colla presa rapida per la carta, anche se l'incastro stesso la teneva sufficientemente in forma. La parte sotto, naturalmente, l'ho incollata con la colla vinilica per evitare di rovinare il polistirolo. Adesso che i pezzi sono pronti, per fissarli alla balconata, invece di usare la normale colla, ho usato una pistola a colla a caldo. È un attimo più complessa da utilizzare e c'è anche il rischio di farsi male se non la si sa usare bene. E sì, mi sono fatto male più volte utilizzandola perché io non la so usare bene, però la colla a caldo è molto più efficiente, incolla quasi istantaneamente. E una volta che è incollato è quasi impossibile da scollare su superfici del genere. Di conseguenza era esattamente quello che mi serviva. Per quanto la colla per carta possa essere rigida una volta che si è asciugata, non avrebbe mai asciugato abbastanza in fretta da mantenere l'edificio in forma. La colla a caldo invece, incollando immediatamente, mi ha permesso di costruire l'edificio e assicurarmi anche che tutti i pezzi fossero sullo stesso piano e l'edificio non traballasse. Tutta la parte interna fondamentalmente del modello non sarà esposta, quindi potete abbondare con la colla, potete anche sbavare senza preoccuparvi, a meno che il modello non venga ribaltato. Non si veda, ma poi una volta che il modello sarà finito, sarà incollato su una sua base, quindi anche se all'interno ci sono delle sbavature, non lo saprà mai nessuno. Per ulteriore stabilità, ho anche fissato gli zoccoli di polistirolo tra di loro usando degli stuzzicadenti. Non è necessario, però mettere qualche perno in più sicuramente non fa male e aumenta la rigidità della struttura. Ho anche aggiunto pezzi di polistirolo dove rimanevano i buchi più grossi tra un pezzo e l'altro, fissandoli sia con gli stuzzicadenti che con la colla vinilica, in modo che rimanessero rigidi nella loro posizione. Adesso che il grosso del lavoro fondamentalmente è finito, bisogna cominciare con i dettagli. La prima cosa che è esteticamente sgradevole sono quei tagli nei punti in cui il cartone è stato piegato.
ci sono vari modi per toglierli, se potrebbe, volendo si potrebbe usare dei bastoncini o mettere delle strisce di cartoncino più sottile, però per fare un lavoro più pulito io ho deciso di usare la materia verde. La materia verde è un composto plastico che una volta che si secca rimane duro. Volendo si poteva usare anche lo stucco a modellismo o anche il DAS, anche se un attimo più difficile da lavorare. In realtà qualsiasi forma di stucco abbiate, a meno che non rovini il cartone, è del tutto indifferente. La materia verde che uso di questo, per fare questi lavori, non è della migliore qualità, non è facile scolpirla, non va bene per la modifica delle miniature, però per lavori grossi e facili come questo è ottima ed è molto più economica di quella ufficiale Game Workshop, se voglio ammetterla. Tutti questi nylon che vedete sono fatti per mantenere la materia meno a contatto con l'aria possibile, perché è appunto l'aria che la fa seccare. Prima di utilizzarla, naturalmente, i pezzi devono essere bagnati, quindi mi sono procurato anche un bicchiere pieno d'acqua. E adesso, un po' per volta, si prende un pezzo di materia verde, lo si immerge in acqua in modo che diventi molle. Io uso anche della carta stagnola per evitare che si appiccichi su altre superfici, normalmente quando comincia a seccarsi diventa molto appiccicoso. Vi resterà incollato sulle mani, questo vi avviso già. Comunque, si prende il pezzo di materia verde, lo si inumidisce e poi si spalma la materia verde lungo i tagli, facendo pressione in modo che aderisca. Si incollerà da solo, non c'è bisogno di mettere ulteriormente colla. Una volta spalmato bene, usando uno spatolino, anche la parte piatta della lama della taglierina va benissimo, lo si stende in modo che il bordo rimanga piatto. Non sembra che il taglio sia stato chiuso con della creta, ma una volta avrà verniciato sembrerà una parte unica del muro, come se la parete continuasse, che è poi quello che si vede su un normale edificio. Potete utilizzare l'occasione di dover tirare fuori la plastica da modellismo per creare altri dettagli, magari mettere qualche simbolo, mettere qualcosa che dia ulteriore caratterizzazione al modello. Io qui ho preferito evitare per non complicare ulteriormente la lavorazione, tanto di dettagli ce ne saranno già fin troppi. Una volta finito di stuccare tutti i bordi che sono rimasti esposti e resa la facciata una superficie piatta, il grosso del lavoro sul modello è finito. Tecnicamente, con qualche modifica al polistirolo della base per renderlo un attimo più sagomato, per quanto riguarda il suo utilizzo in un gioco, la fortificazione potrebbe anche considerarsi finita qua. Nei prossimi video invece vedremo la parte puramente estetica, cioè come fissarla a una base scenica, come migliorare la qualità generale e naturalmente poi come dipingerla. Beh, finalmente ha preso forma, adesso non sembra più una catasta di pezzi alla rinfusa. Non so se c'è effettivamente qualcuno di voi che sta costruendo anche lui degli elementi scenici passo a passo, però nel caso mandatemi sul profilo Facebook le foto. Per tutti gli altri, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like e mettete un commento che aiuta a crescere il canale. E noi ci vediamo al prossimo video.